Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su questo canale, benvenuti in quest'altro video a tema autunnale. Ci tenevo a dedicare il mese di ottobre all'autunno barra Halloween, che è praticamente la mia seconda festa preferita dopo il Natale. Quindi assolutamente ci tenevo a fare queste tipologie di video in queste settimane. Questo sarà l'ultimo video a tema autunnale, dopodiché ogni martedì e giovedì di questo fine mese di ottobre arriveranno un sacco di video a tema Halloween, tutto dedicato ad Halloween. Quindi spero che vi faccia piacere, a me piace tantissimo perché Halloween è la mia seconda festa preferita dopo Natale. Quindi mi piace veramente tanto tanto, quindi spero che vi faccia piacere. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io oggi sono qui per una top 5 tutta autunnale a tema tisane. Ragazzi, dovete sapere che io amo follemente le tisane. Figuratevi che ho fatto una dieta e praticamente la nutrizionista mi ha dato tisane durante tutta l'estate e nonostante facesse tipo 40 gradi all'ombra, ero lì la mattina a bere la tisana calda, ragazzi, non vi giuro. Può sembrare strano, ma io le tisane le bevo veramente tutto l'anno, io le amo. Quindi ho detto perché no, facciamo una top autunnale con le tisane, che sono la cosa più autunnale che mi viene in mente dopo le candele, quindi mi sembra perfetto. Cominciamo col quinto posto, ragazzi. Al quinto posto ho deciso di mettervi, anzi volevo prima farvi vedere la mia scatolina. Guardate quanto è carina la mia scatolina delle tisane. Qua c'è scritto tè in realtà, che poi tè tisane, ragazzi, siamo là. E la adoro questa scatolina, l'ho presa dai cinesi e l'ho pagata tipo 5 euro, quindi la vita proprio. E come quinto posto per le tisane ho preso una tisana che in realtà fa benissimo all'organismo, ma non è proprio una da un gusto particolare, anzi è molto molto classica, e sto parlando del tè verde. Perché volevo menzionarvelo lo stesso, anche se al quinto posto, perché praticamente il tè verde è buonissimo tra i tè classici e fa un sacco bene al metabolismo, ragazzi, vi aiuta un sacco ad accelerare il metabolismo. Ed è molto meglio il tè verde di tantissime tisane che ho provato, tipo alle erbe più strane e improponibili, tipo il tarassaco, adesso non me le ricordo tutte, e magari a voi piacciono, ragazzi, io non ce la faccio a berle quelle, veramente, mi sanno troppo troppo di vegetale, non mi piacciono, quindi le uniche sane che riesco a bere sono queste al tè verde. Quindi nella mia top 5 non poteva mancare la tisana al tè verde. Andando avanti al quarto posto, devo menzionarvi una tisana che praticamente mi ha dato un sacco di hype quando l'ho vista al supermercato e quando l'ho provata invece mi è scesa un pochettino, cioè questa poteva essere tra i primissimi posti, invece ve la metto al quarto posto perché secondo me è un po' forte, sdegna un po', quindi con parsimonia, ecco. Sto parlando della tisana della marca Angelica, cacao, cocco e caramello, ragazzi, è molto molto sfiziosa, ma vi posso dire che io sento tantissimo il cocco e un po' il cacao, il caramello onestamente non lo sento, però assolutamente dovete provarla. E io la metto al quarto posto solo e soltanto per questo effetto un po' sdegnante che mi fa dopo un po' che la bevo, quindi soltanto per quello, ma come gusto è super super particolare, ragazzi, dovete assolutissimamente provarla. Cacao, cocco e caramello, fatemi sapere perché ci tengo un sacco, è una delle profumazioni nuove, chiamiamole profumazioni, gusti nuovi che ha fatto la marca Angelica, quindi fatemi sapere se la trovate e se vi piace. Passando al terzo posto vi mostro questa che in realtà mi piace tantissimo, quindi la top 3 in realtà è stata molto difficile da fare perché mi piacciono tutte e tre tantissimo. Al terzo posto ho deciso però di mettere questa qui della marca Sogni d'Oro, questa è la tisana delizia e frutta secca con pistacchio, mandorla e scorza di limone. Ragazzi, è qualcosa di meraviglioso, si sente tantissimo il pistacchio, che poi è il pistacchio salato fondamentalmente, proprio frutta secca, proprio sentite il pistacchio, e poi il retrogusto arriva qualcosa al limone, quindi è veramente molto particolare e a me piace tantissimo, è una cosa diversa dal solito che onestamente o l'amate o la odiate. A me è piaciuta veramente veramente tanto, quindi stesso discorso di quella di poco fa, se la trovate dovete assolutissimamente provarla e fatemi sapere come vi trovate, se vi piace o se la odiate. Passiamo adesso alle mie due must have, per forza ragazzi, queste io appena le finisco le vado immediatamente a ricomprare perché sono meravigliose, e sto parlando dell'infuso ai mirtilli e frutti misti. Io quando ci sono i mirtilli nelle tisane vado fuori di testa, sia per il mirtillo che per il lampone, mi piacciono veramente veramente tanto. E questa qui è semplicissima, scusate ve l'ho fatta vedere al contrario,
Questa qui è semplicissima, ma ha un gusto veramente veramente intenso, cioè la frutta si sente. Io ho provato vari gusti in realtà fruttati, ma alcuni si sentivano veramente poco. Oppure alcuni frutti misti, effettivamente non riuscivate a percepire la prevalenza di una dei frutti contenuti all'interno della tisana. Invece questa si percepisce tantissimo, veramente, il mirtillo, comunque i frutti rossi, quindi questa è straconsigliata. Bene ragazzi, arriviamo al primissimo posto. Questa l'ho ricomprata addirittura oggi, per quello mi sono messa qua tranquilla a registrarvi il video, perché questa l'ho ricomprata, infatti ho il pacco intero. Ragazzi, ciliegio e cannella, se siete delle amanti della cannella e del gusto fruttato, non potete non prenderla, non potete non averla. Vi giuro che è buonissima, solitamente si è soliti pensare alla cannella insieme all'arancia, ma ragazzi vi posso dire che la ciliegia ci sta da Dio. Questa tisana è veramente buonissima, è della Twinings e a me fa veramente impazzire. Si sente tantissimo già dalla bustina e ragazzi, se vi piace la cannella correte, perché di questa veramente sarà una droga per voi, così come lo è stato per me. Quindi correte, super super consigliata, ovviamente per questo l'ho messa al primo posto. E nulla ragazzi, io spero che questo video sulle mie tisane preferite vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile o semplicemente di avervi tenuto un po' di compagnia. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, vi ricordo che i prossimi video saranno tutti a tema Halloween, quindi mi raccomando, seguitemi anche su Instagram per non perdervi tutte le novità. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un bacione e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!